una delle novità assolute di maggior rilievo di questa edizione del Natale più di Fano. Magic Sand, il presepe di sabbia sotto la tenso struttura nei giardini di Piazza Miani, in pieno centro, a pochi passi dalle altre attrattive nuove di zecca per questo 2018. Un vero circuito del Natale messo in campo dalla Proloco per regalare grandi emozioni a piccoli e grandi che frequenteranno le strade del centro durante le festività in cerca di atmosfera e angoli per sentire il calore delle feste. Siamo veramente contenti perché è una novità importante che so che farà piacere a tanti fanesi e sono sicuro che sarà una partenza per fare anche delle cose importanti per il futuro. Giorni orari di visita, i primi giorni della settimana, lunedì e martedì, il pomeriggio dalle 16 alle 20, dal mercoledì in poi la mattina 10.30, 12.30 e il pomeriggio dalle 16 alle 20. Questo pomeriggio inaugurazione ufficiale di queste opere d'arte create dai maggiori maestri del settore a livello italiano, sculture di oltre 2 metri che sembrano vive, tanto sono ricche di particolari che catturano l'occhio del visitatore facendogli scoprire ad ogni sguardo nuovi particolari, piccoli dettagli che rendono queste opere veri capolavori, anche se momentanei, un'atmosfera, quella dei presepi, che mancava a Fano. Il presepe è il Natale, quindi in un festeggiamento, in una decorazione, in un'organizzazione delle festività non può mancare in modo importante anche il presepe. Già le tante persone che stanno venendo a visitarlo è la dimostrazione che abbiamo fatto la scelta giusta, ma soprattutto è di forte suggestione, di bellezza e ci lega alla città e ci lega al Natale. Ma tra gli artisti che hanno creato questa magia tutta fanese, unica in assoluto tra tutte le città del Natale della provincia di Pesaro Urbino, c'è anche un artista di casa nostra che è anche l'organizzatore di questo spettacolo unico, che è già una nostra conoscenza, regalando ogni anno ai frequentatori delle spiagge di Torrette sculture in spiaggia di egual spettacolarità. Chi arriva troverà varie sculture e si inizierà dall'Annunciazione, che è stata creata da una ragazza che si chiama Michela Scavuzzo, che è di Cesena. Poi dopo abbiamo messo 2 belle sculture che creano un po' i mestieri che usavano anche quel tempo, il falegname e un venditore di tappeti. Il falegname è stato creato da me e l'altro scultore di tappeti è stato creato da Laura Scavuzzo di Roma. Dopodiché alle mie spalle troviamo la Natività, creata da Mario e Ornella Vittadello di Padova, Monte Grotto di Padova. Di fianco abbiamo i Re Magi e per finire, prima dell'uscita, mi hanno richiesto un monumento storico di Fano, l'Arco d'Augusto, che creato in scala dovrebbe rappresentare fedelmente l'Arco Reale.